Ciao ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video. Da tantissimo tempo che non facevo video make-up, raga, quanto tempo! Ho voluto provare anche io l'Anarchy Glam di Mula Cosmetics, quindi la nuova palettina che è uscita nel loro sito pochissimissimo tempo fa. Ero contentissima mentre cliccavo ordina. Raga, io di solito quando faccio un ordine sono lì che ripenso, riguardo, ricoso, rifletto, invece l'ho. Sono andata sul sito Pinalli, l'ho trovata a sconto, super sconto, invece 39,90, 29,90, quindi top, presa immediatamente, non ci ho manco pensato. E ho preso anche il mio fantastico Epic Lip Liner di NYX. L'ho pagato 7 euro. Come diceva anche la Cindy, è stata studiata in questo modo, in verticale, quindi partiamo da qua. Troviamo questo colorino opaco scuro, una tonalità più chiara e un'altra tonalità più chiara ancora. Abbiamo degli shimmerini, abbiamo delle tonalità fredde e calde, quindi ci si può secondo me super sbizzarrire. Questo fantastico olografico, come vedete anche nell'angolo interno dell'occhio, oggi l'ho utilizzato, che potete utilizzare sia con questi colori più freddi che con quelli più caldi, perché comunque essendo olografico ed avendo diverse sfumature di colore, sta bene con tantissime colorazioni. Oggi ho creato un make-up più freddo, quindi utilizzando questi colori, perché questi li uso sempre quando mi trucco, quindi per cambiare un pochino. Per ordinarla senza pensarci vuol dire che mi ha fatto proprio buona impressione da subito. Iniziamo con il make-up. Come vi ho detto prima, faremo un po' un mix di prodotti, almeno proviamo un po' tutte le cose nuove. Vado a mettere un po' di primer di Astra, questo mi piace tantissimo, ve l'ho già, anzi è quasi finito. Ve l'ho fatto vedere più volte, è una base levigante, mi va proprio a minimizzare, diciamo, i pori. È una formula in gel trasparente a base di acque distillate, di fiori e acido ialuronico. Vado poi ad applicare sugli occhi un po' di correttore di Clio. Questo qua è il numero 04. Prendiamo la palettina di Mulac. Non so se andare sui toni più caldi o più freddi. Aiuto! Sono troppo indecisa tra questo o questo più pesca o il grigino. Vabbè, andiamo sui toni più freddi, dai. Prendo Blend, l'ombretto non sporca nemmeno la palette, e lo applico nella piega dell'occhio. Poi, ultimamente abituata ad utilizzare ombrettini caldi, ho fatto più make-up rosati, ora basta. Il prodotto né sulla palette né sul viso fa fallout, quindi volendo, ora vediamo anche come si comportano gli altri, vi potreste anche truccare dopo aver truccato il viso, però per sicurezza, se volete stare tranquilli, truccate prima gli occhi, almeno se sporcate il viso, pulite con una salvettina e ciao. Allora, sicuramente utilizzerei Wood, io spero di pronunciarli bene, e vediamo un po' dove applicarlo. Prelevo un po' del colorino più scuro che abbiamo nella palette Wood. Questo fa leggermente un po' di fallout qua, vedete? Però è anche normale un po'. Vado ad applicarlo verso la parte esterna dell'occhio. Poi, tra l'altro, nel frattempo sto anche facendo un TikTok. Comunque, gli ombretti sono belli scriventi. Cioè, raga, da quanti mesi è che non facevo un make-up su YouTube? Ma sì, non mi fregare i pennelli. Vado poi a congiungere Wood con Blend, li sfumo insieme in questa parte qua. Voglio quasi quasi tagliare la palpebra per renderlo un pochino più particolare il make-up. Dai, facciamo così. Prendo il correttore, applico una poca quantità qua sulla palpebra. Apro l'occhio, almeno so già dove andare a delineare con il pennello. Comunque dopo andate anche a vedere il TikTok. Ok, vedete, con il pennellino vado a creare, no, l'archettino qua. C'è questa parte del labbro che mi pulsa, ma che vuol dire? Perché è normale? Voglio provare Cheers, questo qua un pochino più champagne. Proverei I Don't Care, che sembra più chiarino di Cheers. Vediamo. Ok, assolutamente sì, vado ad insistere un po' qua con Cheers. E poi volevo mettere il più scuro verso l'esterno, quindi prendo un altro pennellino piatto, prendo Bronzé e lo metto qua verso l'esterno dell'occhio. Spruzziamo un po' di fissante di MAC, almeno poi andiamo a riprendere Bronzé. Decisamente più scuro. Ora rispruzzo questo su un pennellino più freddo.
fine, no, volendo anche questo, che è proprio fine fine, volevo prelevare HoloLem, quindi questo qua, ed illuminare l'angolo interno dell'occhio, così, yes. Vedete, è un po' olografico, proprio come dice anche il nome. Ah, e vi devo dire la verità, ora che sto pettinando le ciglia, io odio il sopracciglio così. Con tutti i peli qua, che è sta moda, cioè a me non piace, mi... sono veramente sincera. Ci ho fatto le sopracciglia non avendo una matita, con l'ombretto. No, l'ombretto, con la polverina, la polvere per fare il contouring. Nel frattempo faccio merenda. La colla è questa di Calentine, questa qua. Che è bianca, però poi diventa trasparentina una volta che si asciuga. Penso che anche queste non ce la fanno più. Vedete, sono queste qua. Iniziamo con il viso. Allora, ho tirato fuori anche questo olietto all'unicorno della Farsali. È una mini taglia e non è che ci sia tantissimo prodotto, sono sincera. Infatti, boh, quante volte l'avrò provato. Ma è rimasto tutto qua, non capisco perché sia inceppato così. Fondotinta di Clio, questa è l'Oh My Love, nella colorazione 2.5. Vado ad applicarlo con la spugnettina, anzi faccio una prova, spugnetta da un lato e pennello dall'altro. Come potete vedere è un po' chiarino. Sul mio profilo Instagram trovate anche una recensione scritta di questo prodotto, di quando insomma l'ho provato con voi su Instagram. Allora, io sono andata a Firenze al Clio Pop-Up e, cioè, guardate che differenza, è chiarissimo. Poi, oddio, a vederlo col collo, cioè nel senso non c'è stacco, io sono proprio bianca cadaverica, ho il viso un po' più arrossato del corpo rispetto al corpo, quello sì. Sono andata al Clio Pop-Up e ho voluto, proprio per prendere questo e lo struccante, quello bello che si piace in tutto il viso, fantastico, che ancora questa manovra non l'ho potuta fare perché ho le ciglia finte, quindi essendo un prodotto oleoso me le avrebbe staccate tutte. Ora che quasi del tutto se ne sono andate via lo posso fare, però ecco, vabbè, volevo aspettare sinceramente. Niente, quindi l'ho preso al Clio Pop-Up e quindi ho potuto vedere dal vivo più colorazioni e questa mi sembrava quella più giusta, quella superiore, quella della tonalità più alta era un po' più rosata e io già ho il viso rosa di mio, non la volevo assolutamente rosata, e quindi niente, ho preso questa che comunque poi facendo un po' di contouring, blush eccetera, cioè non sembro più un fantasma, ecco, nel senso mi alla fine mi sta comunque bene. L'ho testato una sera per diverse ore e mi è piaciuto perché cioè è rimasto proprio lì, mi è piaciuto proprio tanto. Tra l'altro è un fondotinta che non va fissato, cioè o meglio se lo fissi non succede niente, però puoi anche non fissarlo. Infatti per consiglio, per chi ha la pelle un po' grassina, che comunque si lucida, soprattutto in questa parte qua come la mia, io un po' magari in qualche zona lo fisso perché sono più tranquilla, soprattutto insomma se devo uscire, se devo stare a casa a fare qualche video, che ho le cose a portata di mano e nel caso lo rifisso. Però se devo uscire, mi sono ceccata un occhio, preferisco fissarlo almeno sulla fronte. Ok, vedete, poi una volta visto qua, ho lasciato stare la fronte, una volta messo il fondotinta, vedete, col collo, nel senso è il mio colore. Allora, non è un fondotinta super coprente e questa cosa mi piace perché avevo paura mi facesse un po' il mascherone, invece assolutamente no. Ora comunque il risultato naturale, nel senso le sue imperfezioni anche piccole si vedono, ad esempio qualche brufolino qua l'ho comunque in vista, non so se notate, qualche brufolettino comunque si vede, però per me non è assolutamente un problema. Se volete il super mascherone o lo stratificate, quindi o fate un'altra passatina oppure prendete direttamente un altro fondotinta. Non fissiamolo, comunque
adesso lo lascio un po' asciugare, perché ovviamente se passo la mano così lo sento un po' l'appiccicume, però lo lascio un po' asciugare. Dicevo, si può stratificare, non è tantissimo coprente, viene sulle 28 euro, quindi il prezzo è un po' più altino rispetto alle altre cose, però è comunque anche un altro prodotto, è un fondotinta, non è una matita, quindi è normale che costi un po' di più. Come durata di l'ho testata, ve l'ho detto, mi è piaciuta perché mi è andato solo qua nella piega dove mi sbattono gli occhiali, le asticelle degli occhiali, cioè il cosino degli occhiali. Ovviamente ora andrò ad applicare il correttore e questa zona la fisso, perché sennò il correttore mi va nelle pieghe, ovviamente. Quindi uso sempre lo stesso prodotto di Clio, il correttore, lo stesso di prima, e non ho problemi di occhiaie, non ho grandi occhiaie da coprire, quindi mi basta un gocciolino, mi va bene così. Avevo fatto una recensione, come vi ho detto, più completa su YouTube, su Instagram, scritta proprio, quindi magari andate a dargli un occhio dopo. Nelle zone un po' più secchine, tipo questa parte qua, mi evidenzia un po' le pellicine, come anche altri prodotti mi fanno. E infatti io vi consiglio, se usate questo prodotto, ma in generale sempre, con qualsiasi fondotinta o con qualsiasi prodotto, andate a fare una buona skincare. Utilizzate i prodotti giusti ovviamente per voi, per la vostra pelle, perché se fate una buona skincare, se pulite bene il viso, vedrete che il risultato del make-up è tutt'altra cosa, è molto più bello. E questo è il fondotinta. Se utilizzate la spugnetta non strusciate, idem il pennello, ma picchiettate. Anzi, come avete visto, ho applicato il fondotinta da questa parte con il pennello e sopra comunque ho passato la spugnettina per andare a sfumare meglio il prodotto. E vado a fare un po' di contouring. Prelevo questo qua più scuro mischiato a questo più chiaro, quindi vado a dare un po' di tridimensionalità al viso. Vedete, comunque, anche se il fondotinta è un pochino più chiaro, l'importante è che non sia più scuro, con un po' di contouring comunque otteniamo un risultato naturale. Poi mettiamo un po' di illuminante, questo qua di Clio che mi mandò l'azienda un po' di tempo fa, Cosmic Love, leggermente rosato, un po' olografico. Alla fine sta molto bene comunque anche con l'angolo interno dell'occhio. Quello dell'occhio è più celestino, vedete, si vede anche dal video. Questo illuminante è più rosa, ma comunque nel complesso non ci sta assolutamente male. Però vado ad utilizzare questo più bianco, più illuminante classico, per non avere il naso rosa, quindi quello un pochino più particolare lo utilizzo nelle guance, e questo classico sul naso, e non applico l'illuminante sul mio viso qua e qua perché tendo già a lucidarmi di mio, se no diventerei una lampadina. Come vedete, il risultato del fondotinta, adesso che si è asciugato, è bello opaco, quindi non ho zone lucide, tipo anche qua per ora è tutto sotto controllo. L'ho testato dopo 8 ore, era sempre lì perfetto, solo qua era andato via, ma ripeto, dove mi sbattono gli occhiali, quindi è normalissimo. Non fissi il prodotto, ci metti un qualcosa sopra, era normale. Mettiamo questa Velvet Ink di Mulac, stravecchia però che va sempre, il My Beard Suit di appunto Mulac Cosmetics, bella cremosina che però poi si asciugandosi poi diventa totalmente opaca. È un pochino più calda rispetto agli occhi, quindi c'è anche questo Liquid Love di Clio che io amo, effetto correttore, spero di aver preso quello giusto, Pets in Paris. Vado ad applicare un po' al centro delle labbra, altrimenti anche solo questo era molto bello. Questa sfumatura mi piace. Riguardo la palette, io ho utilizzato solo questa parte qua oggi, ho detto dai, cambiamo e utilizziamo colorini un pochino più freddini. Allora, non abbiamo un nero, non abbiamo un bianco, e ci sono molte persone che cercano palette con questi due colori obbligatoriamente. Ci sono altre palette di Mulac Cosmetics che hanno il nero, tipo i miei Beauty Suit, mi pare di ricordarmi. Tra l'altro la grandezza comunque della palette è uguale alle altre. Io non sono una di quelle che dice no, se non c'è il nero non prendo assolutamente la palette, perché comunque si può scurire l'occhio anche con un colore tipo questo, che è più marronato. Dipende un po' dal make-up che si deve creare, si può scurire lo stesso, si può schiarire lo stesso, anche perché il chiaro e lo scuro lo abbiamo, e ovviamente se noi andiamo ad utilizzare questi ombrettini qua
un nero ci sta bene, però questo è il suo, quindi perché lamentarsi? Bisogna veramente obbligatoriamente avere il nero, cioè comunque ci sta bene, e se dobbiamo scurire abbiamo modo di farlo. Se la palette avesse avuto tutti i shimmer, non so se l'avrei acquistata, perché a me piacciono molto anche gli ombretti opachi. Infatti è raro trovare palette con solo shimmer. È da tantissimo che non sto dietro a tutte le varie uscite eccetera, sono sincera, però sono miste le palette, quindi questa cosa è molto buona. Almeno potete scegliere sia se fare un make up freddo, caldo, shimmer, opaco. Mi piace questo ombretto olografico, bellissimo, perché poi alla fine sta bene con tutte le tonalità. Voglio provare questa parte calda, la voglio assolutamente provare. È stata la prima volta oggi che ho provato questa palette con voi, quindi non ho avuto ancora modo. Mi piace anche il fatto che non abbia sporcato tutta la palette. Mi ricordo ne provai una, non mi ricordo assolutamente qual era sta palette, per aver prelevato un prodotto, un ombretto, aveva sporcato tutti gli altri ombretti. Per non parlare poi del viso, mi sono arrivati fin qua. Decidete voi se fissarlo, cioè se applicare prima una base. Secondo me con una base si sono applicati meglio, più che altro si vedono di più, sono più coprenti. E infatti la Cindy ha fatto uscire anche il primer, che io non ho provato, non ho comprato, però lo consigliano in tanti. Tra l'altro è stato studiato bene, diceva la Cindy, perché ci è voluto tanto per trovare la giusta formulazione, quella proprio top, come dico io. Vabbè, la proveremo poi di nuovo insieme. Non l'ho acquistata sul sito mulacosmetics.com, ma sul sito di Pinalli. Era scontata, l'ho pagata invece di 39,29. Infatti ho preso poi anche l'eyeliner. Mi hanno regalato poi anche dei campioncini. E niente, quindi ho risparmiato quelle 10 euro. Buttale via. E niente, quindi il prezzo è un po' uguale per tutte le palette. Niente di eclatante, niente di nuovo, niente di eccessivo. Costano tutte così, anzi quelle di Huda Beauty comunque costano anche 60 euro, quindi per 39-29 euro ecco si può fare un bel acquistino e provare. Molto contenta, ma si vede anche da come sono elettrizzata oggi, dei miei acquisti. Eyeliner sapevo già che era un ottimo prodotto eccetera, ma questa secondo me la utilizzerò tantissimo. Come ho utilizzato anche quella di Clio, la First Love, l'ho usata tantissimo con le spose quest'anno, con le damigelle, le altre clienti che hanno chiesto make up eccetera, l'ho utilizzata tantissimo, insieme anche a quella di Be Perfect, oddio, usata un po' meno perché è molto particolare, ci sono dei stracoloroni. Secondo me questa andrà tanto. Sono di solito colori che mi hanno sempre richiesto. Fatemi sapere se il make up che ho creato vi piace, come vi trovate con la palette, se l'avete acquistata, se l'acquisterete. Vi ricordo di lasciare un like a questo video se vi è piaciuto, di iscrivervi al canale se ancora non siete iscritti e attivate la campanellina per ricevere ogni volta una notifica quando esce un nuovo video. Io e Minu vi mandiamo un grosso bacio, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!